Alza le mani, lentamente. Ho un 10-14 in R1, chiedo rinforzi. Roger. Niente scherzi e nessuno si farà male. C'è qualche problema? Io ho appena trovato... Lasciate fare la mia... È un colpo basso. Non voglio correre rischi. 10-23, rinforzi in arrivo. 10-22, sistemato. Ricevuto. Il borsone è per te. È meglio che ti equipaggi. Sto di guardia finché non mi contattate. Vogliamo sbrigarci o no? Divertitevi laggiù. Ricorda, rapidi e puliti, indolore. Entriamo, prendiamo Adler, usciamo. Andiamo. Niente ripensamenti. Usa lo scanner. Modificato l'immagine infrarossa per evidenziare i capillari della retina del senatore. La risoluzione dovrebbe bastare. Oh merda. Aiuto, aiuto. Sono arrivati al cambio turno. Conoscevano la nostra rotazione. Hanno sparato. Deve essere Pantheon. Decidiamo come ingaggiare. Controllerò da quella stanza della sicurezza. Se vuoi un approccio diretto, ti copro le spalle. Decidi tu, Case. Brutte notizie. Bersagli multipli con ostaggi. Attenzione, nemici nella stanza sulla sinistra. Quel silenziatore tornerà utile. Attenzione, Case. Avanti così, in silenzio. Possinte, eviterei la stanza principale. Qualcosa non sta. Perfetto, un lavoro pulito. Non ti vede, è la tua occasione. Pantheon nella stanza più avanti. Vedi quegli stronzi lassù? Il ricevimento? No. Siete passati di là. Noi siamo entrati dal tunnel a nord-est. Abbiamo usato il tetto. Sei un fantasma. Prosegui. Non si muove. Qui è uguale. Un paio di stronzi. Chi te ne frega? No, l'ordine. Ed è quello che faremo. Allora, apriamo quella porta. Resta in posizione. Arriva compagnia. Cosa è? Copertura compromessa! Spara! Vengo da te!
nella stanza a sinistra. Modo per arrivare dall'altra parte. Condotti di manutenzione, tubature, vedi tu. Bella grossa. E dall'altra parte c'è Adler. Felix, sicuro che basta friggere la centralina per aprirla? Se gli schemi sono esatti, sì. Vediamo se il tuo giocattolo funziona davvero. Schiera quella bomba su ruote. Hai aggiunto altra roba a quella macchina? Ci ho installato un taser a corto raggio. Non è potentissimo, ma arriva a stordire. Case, guarda, Adler, nella cella. Gli serve ancora? Non lo so, ma sta succedendo qualcosa. Qualcuno si è messo a fare l'eroe. Dobbiamo finire prima che arrivino rinforzi seri. La centralina è sul muro più lontano a destra della porta. Cerca una luce rossa. Sto impazzendo. Mi sto... Aiutami! Via, via, via!
Forse ha avuto il messaggio. Per il vecchio sei prezioso. Spero sia vero. Seb, non l'obiettivo. Bene, adesso uscite. In fretta. Quassù abbiamo dei guastafeste. Bene. Sei pronto? Ora sì. Pantheon sta attaccando Capitol Station. Cercano voi. E adesso? Il pozzo dell'ascensore è l'unica uscita. Lassù abbiamo rinforzi ad aspettarci. Quello che cazzo è? Chi diavolo? È di Pantheon. Zona degli uffici.
parte. Al riparo! Non finché la Miriam non smette di sparare. Pesante per trovarti. Che ne pensi? Sono progressi. Nel portello di servizio. Andate prima voi. Io vi do una mano. Prima tu, Adler. Ah. 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 Più facile scendere. Ecco. Siamo quasi fuori. Ah, attenzione! Adler! Ho preso. Amico, sei un macino. Grazie. Spero abbiate un piano B. Uguale al piano A. Salire. Prendiamo la panoramica. Diamoci una mossa. Dicevate di avere rinforzi. Chi può essere tanto pazzo da seguirvi in una simile follia? Bravi e onesti cittadini. Come no? Intanto! Ecco le scale, gente. Teniamo gli occhi bene aperti. Dopo di te, Case. Principale. Sul posto sono appena arrivati tutti gli sbirri di DC. Provate l'uscita E, forse è libera. Ci vediamo là. Attenzione, abbiamo compagnia. Dietro l'angolo. State pronti e aspettate. Come procede? Secondo me...
terra. Uno sta avanzando. Granata, via! Mi muovo. Jefferson è morto. Manca poco. Forza! Chef, noi siamo pronti a uscire. Che si fa? Niente. La polizia ha circondato tutto. Non possiamo arrivare. Porca puttana! Avete visto la grande fuga? Sì, è andata male. Ce la faremo. Se non possiamo batterli, li semineremo. Proprio così, eh? Proprio così. Questo vi capita spesso di farlo? No, ma non vedo alternative migliori. In più sto finendo i proiettili. Prepararsi! Matteo, ore 10! Toglili di mezzo! Questo vi capita spesso di farlo? No, ma non vedo alternative migliori. In più sto finendo i proiettili. Prepararsi! Matteo, ore 10! Toglili di mezzo! Parlarlo. Non c'entriamo. Troy. Sono entrati prima che varcassimo la porta. Hanno spaccato tutto. Cazzo, Troy, parli di Capitol Station. Ci andranno di mezzo tutti. Che diavolo è successo? Abbiamo liberato Adler. Avete liberato Russell Adler da un sito segreto della CIA? Siete fuori di testa! C'è sotto qualcosa, Jane. Qualcosa di grosso. Ok, Adler aveva... Ha ragione. La CIA è compromessa. Sicuro che la talpa non sia Adler? No, ma i tizi che hanno attaccato il sito. Non erano suoi amici. Quali tizi? Era Pantheon. Lo stesso gruppo sbucato fuori dal nulla in Kuwait. Non potevano sapere del sito segreto senza una soffiata di qualcuno della CIA. Qualcuno molto in alto. Intendi Livingston? Forse. Ascolta, Troy. Vi incolperanno dell'attacco, tutti voi. Woods, Case, Adler, siete sulla lista dell'Interpol. Vi stanno già cercando. Sì, hai reso l'idea. Posso aiutarvi? No, non voglio trascinarti con noi nel fango. Risparmiami le cazzate da principe azzurro, Troy. Se vuoi aiutare, continua a scavare. Indaga su Livingston. Vedrò cosa posso fare. Grazie. Ehi, Jane. Sì? Non fidarti di nessuno. Un rischio? Seriamente? Non passeresti per una Delta. Allora un interprete. Tu neanche parli arabo. Oh, sto sprecando la il fuoco. La faccenda non è ai voti.
Resta nelle retrovie, sta qui con Felix e Woods. Beh, sei già deciso tutto tu. Non resterò qui a perdere tempo. Me ne vado. Lasciala. Torniamo a noi. Adler, Alawi non ti ha detto altro. Prima che lo uccidessi. Adesso sei nel mio mondo. Devi crescere in fretta. Ti ascolto. Alawi sapeva della presenza di Pantheon in Iraq. Faceva parte di uno scambio di tecnologie con Saddam Hussein. In cambio di coperture e strutture, Pantheon fornisce un'arma sperimentale a Hussein. Alawi ti ha detto che tipo di arma? No. La chiamano la culla. La culla. La culla. Ed è in Iraq adesso? Probabile. Alawi ha detto che era in transito verso un palazzo remoto, per una dimostrazione in un bunker sotterraneo. Hussein è un vero e proprio collezionista di palazzi. Ce ne sono diversi su questa mappa. Alawi era sicuro di sapere quale fosse? Sì. È questo. Daremo un'occhiata da vicino. Partiremo non appena definiti i piani. Andate. Queste le prendo io. Certo, le ho portate per te. Lo sapevo. Di solito non fumi questa marca. Non voglio che alzi i tuoi standard. Beh, questo è il momento migliore per essere tirchi. Ehi. Sì. Senti, lo so che ci hai invitati tu in questo posto dimenticato da Dio. Forse pensi di avere un diritto di precedenza, ma io me ne frego. Il punto? Quello che mi interessa, quello che devi capire, è che questo qui è il mio team. E che ti serviamo più di quanto servi tu. Come ti abbiamo liberato da quel sito segreto, ti ributtiamo dentro come niente. Riassumendo, io non ti devo nulla. Ti conosco solo per nome, Adler, e non è tutta rose e fiori. Non sei costretto a fidarti, Marshall. Ma al tuo posto lo farei per te e per il tuo team. Lo giudicherò io. Oh, una gara! Che bello! Vado a prendere un righello? Comunque, Adler, aspetto ancora la mia paga. Avevo un po' di roba nascosta di sopra, ma qualcuno mi ha derubato mentre ero in vacanza. Ah, ce l'hai data in prestito. Ho scordato di dirtelo. Sorpresa. Secondo me dovremmo provare a conoscerci un po' meglio. In Iraq avremo tempo. Ne sono convinto. Palazzo Bersaglio è nell'ovest dell'Iraq, deserto siriano, ma c'è una complicazione. Desert Storm. Due settimane fa è partita l'operazione contro Saddam Hussein per distruggere più bersagli strategici possibili dall'alto. Il palazzo per ora è intatto, ma non durerà molto. Le forze dell'SAS sono sul terreno in cerca dei lanciatori di Scud mobili e hanno richiesto un bombardamento aereo sul palazzo. Va impedito. Non sappiamo cosa Pantheon nasconda nel bunker lì sotto. Se viene distrutto, perdiamo la pista. Ho chiesto un favore a una mia vecchia collega dell'MI6. Ha ritardato l'attacco aereo dell'SAS, ma questo avrà un costo. Spacciandoci per operatori Delta Force, questa Ellen Park ci farà arrivare al fronte. Aiuteremo l'SAS a eliminare i lanciatori di Skull. E poi, il palazzo è nostro. Quanto voi volete quel palazzo? Gli iracheni potrebbero lanciarli da un momento all'altro. Cambio 2-1, distruggiamo i lanciatori. Aggiriamo il primo sito. Ehi, Park, continua a tenere a bada quei tuoi amici Yankee. Che simpatico. Là, uno Scud. Hanno già cominciato. Manca ancora mezzo chilometro. Acceleriamo. Attività. Guarda, guarda. Abbiamo sistemato. Gli Scud
sud sono di qua! Seguitemi! Giacca al 2-1! Siamo sul lato opposto del burrone e ci avviciniamo al bersaglio! Più veloci! Lanciatore fuori uso! Ottimo lavoro, gente! Ascoltate! Richard, Skinner, ripulite i detriti e scaricate i cannoni! Signor sì! Allestiremo qui la base! I tuoi se la cavano, Park! Vediamo cos'altro sanno fare! Per ora questa sarà la nostra base operativa. Tieni! Hai vinto il sorteggio, porterai la mappa tattica. Dobbiamo fare molta strada, ti tornerà utile. Vanno neutralizzati 3 lanciamissili Scud. Occhi aperti, potreste trovare qualcosa di interessante. Attenzione, preparano il missile al lancio. Distruggilo prima che parta. Colpiscilo con l'RCX! Avanzare verso lo scudo! Fantastico! Ancora due da qua! Questo sito brulica di nemici. Ci sai fare, Case? Ce ne manca uno. Forte resistenza nemica in zona! Di nuovo! Censor 3-2 in arrivo.
3-2, devo rifornirmi. Distruggere. Attenzione, attacco in prossimità. Base. Puoi prenderti l'onore di informare Gladney di persona. Serve qualcosa? Niente male. Ora che li avete sistemati, se volete attaccare il palazzo, lo dirò ai miei. Attacchiamo ora con le risorse attuali, d'accordo? Darò il segnale.